Dopo anni di attese e sollecitazioni, apre il cantiere per la messa in sicurezza della strada statale 19 nel tratto compreso tra gli Alburni e il Vallo di Diano. L'ANAS, nella giornata di oggi, ha consegnato i lavori all'impresa Lombardi Costruzioni di Vallo della Lucania, che si è aggiudicata l'opera per un importo complessivo di 1.100.000 di euro. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale nei territori comunali di Serre, Sicignano degli Alburni, Petina, Pertosa e Polla. I lavori consentiranno di incrementare gli standard di sicurezza e di percorribilità della trafficata arteria viaria. L'intervento prenderà concreto avvio sulla strada a partire dalla prossima settimana. Per consentire l'esecuzione delle opere sarà istituito il senso unico alternato in tratti saltuari in funzione dell'avanzamento dei lavori. Secondo il contratto sottoscritto tra ANAS e Impresa Lombardi, i lavori di manutenzione dovranno essere ultimati nel giro di 60 giorni. È una bella notizia per l'intero comprensorio, dichiara il sindaco di Polla Massimo Loviso, perché la tratta in questione della statale 19 presenta alcuni punti pericolosi per gli automobilisti.